Ebbene cari amici, benvenuti nel canale di Sweetle Adventure. Oggi in realtà a dirla tutta sarebbe stato il top farmi riprendere dal mitico Xiaomi drone 4K, però purtroppo non avevo batterie cariche e quindi ho preso l'Air. Tuttavia però, seppur sul mio canale abbiamo già parlato più volte del mitico drone, lo Xiaomi 4K, oggi sono davvero entusiasta di annunciarvi l'imminente arrivo del suo fratello minore, il nuovissimo Xiaomi Fimi A3. Questo nuovissimo drone di casa Xiaomi ha delle caratteristiche davvero interessanti, pesa di meno dello Xiaomi del Mi Drone 4K, questo significa che non potrete fare questo. Oggi in Svezia è il giorno nazionale, una bestia lo Xiaomi, una bestia! Guardate ragazzi come tiene il vento, guardate ragazzi che bestia! Sì, un po' di rischio ci vuole nella vita. E adesso ce n'è un po', Ti diamo in bellezza, ragazzi. Via! E quindi eviterei fin da subito di parlare di eventuali e non possibili confronti. Ma seguitemi un attimo a casa che vediamo assieme le caratteristiche già annunciate di questo nuovissimo, bianchissimo, Xiaomissimo nuovo drone. Ebbene amici, bentornati. Adesso a casa sicuramente l'audio sarà decisamente meglio. Mi scuso per questa dimenticanza, ma il cervello invecchia anche a me. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere un attimino più da vicino questo nuovissimo drone, il Fimi A3. Allora, come vi dicevo, questo nuovo Xiaomi non sostituisce il Mi 4K perché di suo ha una fotocamera in, diciamo, solamente a 1080 il Full HD a 30 frames. Però devo dire che ci sono delle caratteristiche molto interessanti che fanno davvero tanta gola, come ad esempio il posizionamento satellitare di GPS più GLONASS. Poi abbiamo un controllo di volo sviluppato direttamente dalla Fimi di terza generazione con un processore Cortex M7. Abbiamo poi una porta esterna, la DI, che per chi non lo sapesse è una porta a 3 pin dove ci si potrebbe ad esempio attaccare delle luci LED. È la stessa porta che si usa per attaccare i servo e quindi magari ci potremmo eventualmente sbizzarrire attaccando un servo che poi potrebbe per esempio comandare un eventuale paracadute, oppure magari comprare degli eventuali accessori che probabilmente mi immagino che la Xiaomi metterà a mercato. Parto subito con la caratteristica che più mi ha colpito, ossia la Xiaomi finalmente vende un controller con display integrato, che se da un lato purtroppo, ahimè, questo display non ha una risoluzione molto elevata, fa sì che chi non ha uno smartphone in grado di supportare queste applicazioni, che in genere sono piuttosto pesanti, non ha bisogno di pensare all'acquisto anche di uno smartphone, quando poi magari stiamo già acquistando un drone che costa qualche centinaio di euro. Quindi il fatto che arrivi un radiocomando con monitor già integrato è una bella cosa. Tra le modalità di volo abbiamo la GPS e la Sport, cosa molto interessante ed è una novità per i droni della Xiaomi. Abbiamo finalmente il Follow Me, che mi auguro sia un Follow Me ottico, quindi proprio della telecamera e dell'applicazione, che non sia magari uno di quei Follow Me più economici dove magari il drone segue solo il segnale del radiocomando, perché a quel punto non sarà granché, ma non credo, e quindi vedremo poi più avanti cosa ci riserverà. Abbiamo alcune missioni come la Orbit, abbiamo la funzione droni dove il drone segue un punto e si allontana da noi per poi ritornare in automatico, e la funzione Headless Mode. Telecamera in Full HD, come vi dicevo, con trasmissione delle immagini in tempo reale a 5,8 GHz. Non lo dite a nessuno ragazzi, il 5,8 è l'FCC. E quindi fra le altre cose garantirà sicuramente una distanza del radiocomando senza perdita di segnale molto elevata, dichiarata di 1 km. Seguite sempre le regole, mi raccomando.
Questo però significa che anche se staremo a breve, fa sempre comodo avere una potenza del segnale discreta e sempre elevata. Telecamera che monta un sensore della Sony, e quindi questo è di buon auspicio, anche se non è detto che la qualità debba per forza essere elevata. Per quanto riguarda la mancanza del 4K, sì, è vero, il 4K potrebbe essere molto utile ad alcuni di noi, però ci sono anche le sue limitazioni. Innanzitutto, per fare del video editing in 4K abbiamo quasi sempre bisogno di computer molto potenti, non è che tutti hanno questi super computer. Poi ci consente di fare anche altre cose come il crop delle immagini senza perdita di qualità, però ragazzi, il 4K, come ho già detto anche in altri video, è un po' lo specchietto delle allodole. Infatti ci sono altri droni in commercio, come ad esempio lo Uniq Breeze 4K, che si registra in 4K, ma la qualità è qualcosa che ricorda uno dei primi Samsung S2, ragazzi, veramente indecente. Invece, ad esempio, se vogliamo nominare un drone di qualità con telecamera solo in Full HD, pensate ad esempio allo Spark, che registra in 1920x1080, ma la qualità delle immagini è stupenda. Abbiamo inoltre questo gimbal stabilizzato solamente su due assi, però anche lo Spark ad esempio è stabilizzato su due assi, però la stabilizzazione elettronica sul terzo asse. Quindi se uno magari vola con attenzione senza fare movimenti troppo bruschi, non noterete grandissime differenze. Ci sono poi delle eliche autoserranti con un attacco davvero molto simile all'attacco del DJI Mavic Air, il che ci consente di agganciare e sganciare le eliche molto rapidamente, perché purtroppo questo drone soffre la mancanza dei bracci pieghevoli, il che avrebbe reso tutto molto più portabile e molto più appetibile per alcuni di noi. Abbiamo poi una batteria a 3 celle, una lipo, e non è una lipo high voltage come nel caso del Mi Drone 4K, però appunto è una 3S invece di una 4S come lo Xiaomi 4K. Lo Xiaomi 4K comunque è quasi il doppio più pesante, ha bisogno di più energia, quindi una 3S è più che normale. Chiaramente vi lascio tutti quanti i link in descrizione e un po' di informazioni, e il drone è già disponibile per la prevendita già da oggi ad un prezzo addirittura scontato, ma le spedizioni inizieranno dal 12 di novembre di quest'anno. Il gimbal sarà inclinabile fino a 90 gradi, quindi fino a puntare il sotto del drone, esattamente come lo Xiaomi 4K, ma non sarà possibile puntare un po' in alto come stanno iniziando a fare sugli ultimi droni di ultima generazione, come i nuovi Mavic 2 Pro. Anche l'Apsan Zino ha questa possibilità, ma non la vedo come una forte limitazione. Il bitrate della camera è a 60 mbps. Abbiamo poi una risoluzione massima delle foto di 3264x2448, quindi il sensore non è molto grande, ma ripeto, se è di qualità e la Sony ha fatto un buon lavoro, potremmo avere dei buoni risultati. Durata di volo, signori e signori, di ben 25 minuti. Non saranno magari 25 minuti reali, ma è anche vero che se anche solo ci avvicinassimo ai 22-23 minuti, cosa che mi aspetto sia possibile, il risultato è davvero eccezionale, perché comunque stiamo parlando di un drone che comunque pesa 560 grammi, non pochissimi, e con una batteria lipo 3S da soli 2000 mAh. Quindi se così fosse, tanto di cappello per la Xiaomi. Vi ripeto, vi lascio tutti i link in descrizione, se non siete iscritti al canale vi invito a farlo. Io vi ringrazio di aver visto questo video, spero che vi abbia incuriosito un attimino questa nuova novità di Xiaomi, come è successo anche a me. Ma prima di atterrare con l'Air voglio darvi una piccola notizia per tutti coloro invece che già hanno lo Xiaomi 4K, ossia quella che sto provando ad applicare dei filtri ND in modo tale da aumentare ancora di più la qualità video. Quindi se non siete iscritti al canale vi invito a farlo. Per tutti coloro che già lo sono vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video. Thank you.